Ciao bimbi e benvenuti al Mamma Mia di Torre del Lago, l'unico locale privo di differenze. Allora, iniziare a parlare di Scrubs mi risulta sempre difficile perché non so mai da dove iniziare. Si potrebbe parlare di quanto abbia rivoluzionato i canoni della sitcom, potremmo parlare della comicità fusa perfettamente alle tematiche molto più serie che aleggiano in ogni puntata. Potremmo parlare ore e ore dei nostri personaggi preferiti o delle scene che ci hanno scosso di più, ma paradossalmente quello che mi ha sempre colpito di Scrubs e che ho, diciamo, percepito in ogni qualsivoglia puntata è il fattore rilassamento. Sembra incredibile, ma se durante la giornata è capitato di tutto, e dico proprio di tutto, cioè la tua Fiat ha tradito un 5 cingalesi, ti hanno rubato il motorino, hai bocciato un esame, hai pestato una zotta fin sopra lo stinco, non importa. Se quando arrivi a casa ti aspetta una bella puntata di Scrubs, tutti i tuoi problemi vengono momentaneamente cancellati. Lo schermo diventa all'improvviso tuo amico e a te non resta altro che metterti a sedere, magari mangiare qualcosa e rientrare nella vita del reparto terapia intensiva dell'ospedale Sacro Cuore. Adesso viene da chiedersi perché a me e probabilmente anche a molti di voi Scrubs fa questo effetto. Innanzitutto per la familiarità. Tutto c'è familiare, le vie e le retrovie dell'ospedale, gli appartamenti dei personaggi e ovviamente i personaggi stessi. Che siano principali, secondari o addirittura terziari non importa. Tutti sono nostri vecchi amici e conoscenti che siamo sempre felici di rivedere. Siamo arrivati a conoscere, ad amare come nostro questo splendido universo grazie a JD, il protagonista della serie, che attraverso il suo percorso formativo per diventare medico è servito da traghettatore per farci comprendere tutto ciò che gira intorno al suo mondo. Amici, parenti, mentori, amori, rivali, emozioni, sentimenti e situazioni che lo metteranno quasi sempre in crisi e che lo faranno crescere sia come medico che come uomo. Ogni stagione affronta una o più tematiche che spesso troviamo di fronte a noi nei nostri percorsi di vita o lavorativi. Situazioni che si fanno molto più serie, complicate e pressanti quando sei a contatto con la medicina. E quindi con un lavoro pressante e straziante da cui dipendono molte vite umane. Inoltre i pensieri di JD che risuonano in ogni puntata con una continua narrazione fuori campo ci aiutano a capire tutti i rapporti fra i vari personaggi. Il rapporto con Turk, il suo migliore amico, inossidabile e sicuro di sé, compagno di studio e di tirocinio e preso per caso fortuito insieme a JD nello stesso ospedale. Un rapporto quasi fraterno dove l'uno capisce tutto dell'altro, diciamo una sorta di telepatia omosessuale. Il rapporto con Elliot, un'altra aspirante dottoressa, paranoica e complessata che a volte JD considera come l'amore della sua vita e che a volte invece reputa la sua migliore amica. L'amicizia con Carla, infermiera instancabile e ferrea che diventerà fidanzata e poi moglie di Turk, quell'infermiera che introdurrà il nostro protagonista nella dura realtà degli ospedali americani e che gli farà capire quanto sono importanti anche i piccoli lavori di routine nella medicina. E poi a mio parere il rapporto più bello di tutta l'intera sitcom, ovvero quello fra JD, ovvero John Dorian, e il dottor Cox, il suo superiore, il suo mentore, la sua figura paterna, l'uomo che JD prende sempre a modello e che tenta in continuazione di stupire lavorando come un pazzo o mettendosi in mostra, proprio come fa un bambino che vuole attirare l'attenzione del padre andando in bicicletta da solo. Cox però non è come JD, non è dolce, non è un sognatore, né tantomeno un eterno bambino. È cinico, scontroso, egocentrico e impulsivo. È bravissimo in quello che fa, ma non accetta ordini abbaiati dai suoi superiori o ingiustizie burocratiche nei confronti dei pazienti. Anche se questo personaggio ha grandi difficoltà nell'esprimere affetto, capiamo che in realtà ha un cuore d'oro. Cerca sempre di dispensare consigli a tutti e di dare una mano ai suoi pivellini, in particolare al suo pupillo, John Dorian. Spesso striglierà quest'ultimo canzonandolo con nomi femminili o facendogli delle partacce davanti a tutti. A volte lo sfiderà e gli farà sbattere la testa nell'errore sfruttando le sue paure e le sue paranoie. Tutto questo per farlo crescere, per farlo evolvere, per farlo diventare qualcosa di più. Un assistente che deve diventare un bravo dottore. In fondo con i suoi metodi rudi e con il suo sarcasmo tagliente, Cox è il maestro che tutti noi sogniamo di avere, ma che probabilmente abbiamo paura di incontrare. E forse JD è proprio il pupillo che il super dottore ha sempre sognato di avere al suo fianco. È incredibile, impressionante, inoltre come gli sceneggiatori, e in particolare il regista Bill Lawrence, non si siano solo fermati a caratterizzare bene gli intrecci fra i personaggi principali, ma sono andati oltre, creando una sorta di ragnatela che collega tutto l'intero cast della serie. Ogni personaggio ha sensazioni e reazioni diverse riguardo un altro determinato personaggio. Odio, amore, affetto,
fratellanza, di tutto. Basti pensare all'odio viscerale di Cox nei confronti di Kelso, il primario, il re indiscusso di tutto il Sacro Cuore, attento alla burocrazia e al rispetto ferreo delle regole, pronto a leccare il culo dei pazienti se possessori di un'assicurazione bella corposa. Pensiamo anche all'amore incrollabile fra Turk e Carra, il rapporto folle e litigioso che hanno Cox e la sua ex moglie Jordan, il servilismo dell'avvocato sudaticcio Ted nei confronti del padrone Kelso, e poi ovviamente lo splendido e misterioso inserviente che in quasi tutte le puntate dovrà trovare il modo di terrorizzare o comunque sia punire il povero JD, che per tutta l'intera saga sarà inquietato dalla figura di questo Frankenstein grigio. Parlandone con il Martinello, altro grande fan di questa serie, siamo arrivati alla conclusione che Scraps non è altro che un reality show con copioni scritti e situazioni preparate ad hoc. È un paradosso, ne sono perfettamente a conoscenza, ma è ugualmente interessante osservare come i personaggi siano così veri e genuini. C'è una caratterizzazione, uno studio attento che a volte ci dimentichiamo di essere all'interno di una situazione filmica, ovvero finta. Perché al contrario della maggior parte delle sitcom, dove i personaggi sono relegati a semplici macchiette o comunque sia sono statici a bestia, in Scraps tutto muta, si evolve come la maggior parte delle cose nella vita di tutti i giorni. Come abbiamo detto prima, la vita va avanti e le situazioni cambiano. JD non può rimanere a vita non specializzando, deve mettersi alla prova, deve diventare medico di ruolo, deve gestire un suo gruppo di specializzanti, portando pazienza e capendo che anche lui era così sfigato e ignaro di tutto, e capendo che anche lui si andava a rifugiare in uno sgabuzzino a piangere durante le emergenze. Deve trovarsi una casa, affrontare lutti, trovarsi una figlia, magari anche sposarsi. Deve prendersi, insomma, le sue responsabilità, non facendo cadere l'enorme castello di carte che è poi la sua vita privata e lavorativa. Sembra quasi che gli sceneggiatori vogliano mettere alla prova il povero John Dorian, vogliono vederlo reagire in tutti i modi possibili. Oltre ai personaggi perfetti, alle trame, alle sottotrame, c'è un altro grande pilastro che sorregge questa serie e che la porta ad essere amata da milioni e milioni di persone, ovvero la comicità, la parte più presente nella serie. La comicità nella maggior parte delle sitcom è studiata e confezionata più o meno allo stesso modo, ovvero battutine più o meno scontate, situazioni equivoche che poi convogliano nel finale dando allo spettatore l'happy ending classico. Il tutto guarnito ovviamente da una moltitudine di risate finte. Può piacere o non piacere, però in Scraps non c'è niente di tutto ciò. Le situazioni equivoche non ci sono, e se ci sono comunque sia non portano all'happy ending, anzi la maggior parte delle volte la puntata si conclude con un insegnamento di vita. Le risate finte invece sono state sostituite da una moltitudine di punte di diamante che hanno fatto di Scraps una serie unica nel suo genere. Questi, diciamo, escamotage stilistici servono ad evadere completamente dal realismo della serie e ci permettono di ridere a bestia anche se la situazione di fondo è molto seria. Uno di questi stratagemmi sono le fantasie di JD, i famosissimi e sconclusionati sogni ad occhi aperti del nostro protagonista. Ogni tanto, durante il normale corso della puntata, qualcuno dice qualcosa o compie una determinata azione che scatena nel cervello di Dorian delle scenette no sense. Mutazioni in supereroe, entrate in ospedale stile gangster, trenino dell'amore insieme a tutti i vecchietti, terapia intensiva e coltivazione di un testicolo di Turk nel vano tentativo di crearne un clone. Il desiderio di JD di separare la testa dal corpo così da fargli compiere azioni differenti, dottori a forma di vater, fantasia a tema Star Wars, bagni nelle uova e nani che escono dallo stomaco dei pazienti sotto operazione e molte 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 altre ancora. Grazie a tutto ciò possiamo rilassarci, distendere i nervi e aspettarci di tutto, perché la fantasia di JD è illimitata, la sua testa non vede l'ora di inclinarsi per poterci far ridere. Un'altra fonte di risata tutto fo sono le stranezze che caratterizzano la relazione fra JD e Turk. Il loro legame morboso e infantile li porterà a commettere azioni da bambini delle elementari, come impilarsi uno sopra l'altro per creare un dottore gigante, cercarsi per tutto l'ospedale e addirittura per tutta la città solamente per vincere al nascondino, usare il loro cane impagliato Rowdy per spaventare la gente del loro condominio mettendolo davanti alla porta. Il loro rapporto è talmente gay e stupido che a volte ridi di tenerezza nel vederli gioire a trovare due sorpresine in una sola scatola di cereali, oppure quando si rincontrano dopo che Turk è stato via tanto tempo per via della luna di miele. Come fai a non amarli, cazzo? Un'altra bella badilata di gag
invece arriva dai flashback, che servono sì dall'entry-ingrandimento sulle vicende formative dei nostri personaggi, ma che allo stesso tempo sono un ulteriore pretesto per sperimentare nuovi sketch e nuove battute che ci faranno capire la genialità degli autori. Basti pensare all'infanzia di Elliot, un'infanzia rovinosa che l'ha resa il medico complessato che è. Non riesce a toccare i pazienti, non riesce a portare avanti una relazione stabile, non riesce a fare amicizia con nessuno inizialmente, tutti la prendono sempre per il culo e la sfruttano. E tutto questo per colpa della sua mamma che si scopava al giardiniere nel casottino dell'attrezzi, per colpa dei suicidi dei suoi cuginetti e per colpa di suo fratello Barry, a cui sì, voleva tanto bene, ma che tutti i giorni doveva trovare nuovi modi per sperimentare pratiche sessuali deviate. Anche se sono pochi, inoltre, a me sono piaciuti tantissimo anche i flashback di Kelso, dove si vede lui uguale ai tempi moderni, ovvero vecchio e rugoso, ma con i capelli alla Beatles e completamente strafottente con i pazienti, appena scopre di essere diventato finalmente primario. E poi ovviamente gli esilaranti salti nel passato del solito duo JD e Turk, uno con i capelli alla MacGyver, ovvero col mulet, e l'altro con una sorta di capigliatura afro a spazzola che ad ogni scenetta sembra crescere sempre di più. Se dovessimo stare qui a contare tutte le innumerevoli stronzate che hanno visto protagonisti il duo ai tempi del college, staremo qui ad ore e vi farei degli spoiler incredibili. Fra tizi caduti dal balcone per colpa di una lattina di birra, tutù da danza classica, compagni di corso probabilmente morti a causa di uno scherzo e possibili tradimenti camuffati da guerra di gavettoni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Anche se a dirla tutta, la vita passata più divertente o quantomeno più intrigante è quella dell'inserviente. E qui vado ad aprire un'enorme parentesi su questo straordinario personaggio che era partito solo come una comparsa, ma che poi si è andato ad inserire come un emblema fondamentale di tutta l'intera serie. Possiamo dire tranquillamente che è il personaggio più complesso e misterioso di Scraps. A volte sembra un genio, a volte sembra un pazzo, e le sue azioni non hanno mai un fine ben preciso. Non sappiamo niente di lui e tutte le informazioni che abbiamo potrebbero essere tranquillamente false. Ha discendenze eschimesi, un figlio avuto da una moglie con sole tre dita e un altro figlio avuto in Cina da una sconosciuta. Avrebbe un fratello gemello di nome Rosco, che però sarà poi lui stesso ad interpretare. Nessuno sa come si chiami veramente ed è a capo di un sistema piramidale fatto di inservienti che avrebbe sede addirittura di nascosto all'interno dell'ospedale. In più ha passioni assurde e spaventose, come catturare scoiattoli, conigli e criceti per poi impagliarli e usarli come saliere e pepiere, oppure li usa per dialogarci in garage come se fosse una gigantesca assemblea di condominio. Anche se la sua passione più grande, come abbiamo detto prima, è disturbare i più deboli e per lui più disturbanti. E ovviamente in cima alla lista c'è proprio Dorian. L'ha chiuso in una cisterna d'acqua, l'ha legato ad un'asta come se fosse una bandiera americana, l'ha coinvolto in un furto d'appartamento facendogli credere che doveva traslocare casa, l'ha rapito durante il sonno con tutto il letto per poi farlo svegliare davanti l'ospedale in pigiama, e molte altre ancora. Possiamo dire tranquillamente che in quasi tutte le puntate l'inserviente studia un nuovo piano per far del male a JD o a chi gli sta intorno, come Turk o gli altri specializzanti, ma non si preoccupa anche di rompere i coglioni anche ai più potenti, come al grande Kelso, solamente se si mette in testa di avere una nuova divisa o una lucidatrice a quattro ruote. L'unica persona di cui ha paura è Carla. Questo rumore si chiama frullino in toscano, non so se anche voi. Veramente tutte trovate spassosissime, merito anche dello stesso Lawrence e ovviamente dell'attore Neil Flynn, che nella maggior parte dei casi aveva solo un canovaccio per la sua scena che sapeva allungare all'infinito con l'improvvisazione. Improvvisazioni che la maggior parte delle volte contengono ipotesi assurde su come calcolare l'età umana, ovvero tagliare una gamba e contare gli anelli all'interno, oppure anche quella della luna come il retro del sole. E poi non si sa perché, ma in tutte le sue improvvisazioni ci deve mettere nel mezzo sempre gli animali, ma poi completamente a caso: Puma, Goofy. E poi le scimmie le mette dappertutto, sono tantissime, come le permanenti si fa Wilwush. Anche se il personaggio dell'inserviente è per lo più comico, non dimentichiamoci che in Scraps tutto ha una doppia valenza. E anche se principalmente è una sitcom, non mancano occasioni per approfondire il personaggio e per dargli un background sensato. In alcune puntate scopriamo che il suo modo di disturbare, le sue invenzioni folli e i suoi sogni al limite dell'assurdo, come diventare dottore a ovvero le branchie, derivano probabilmente da una vita passata fatta di stenti e da una carriera da attore e o atleta fallita. In più, in varie occasioni l'inserviente ha dimostrato una grandissima sensibilità
sensibilità nei confronti delle persone, arrivando a compiere azioni bellissime per loro. Tutte queste cose le scopriamo tramite varie chicche posizionate qua e là in varie puntate, ma soprattutto grazie agli episodi denominati La sua storia. Puntate molto particolari dove la solita voce pensiero di JD non ci accompagnerà come al solito, ma verrà passata a un altro dei personaggi principali. Cox, Turk, Kelso è appunto l'inserviente che, parlando con se stesso e con un particolare malato di terapia intensiva, si metterà a nudo e ci svelerà che è acido e cattivo solamente per attirare l'attenzione, perché nessuno lo considera importante nella grande famiglia ospedaliera del Sacro Cuore. Queste puntate sono molto belle perché solo grazie a loro se riusciamo a scoprire grandi e piccoli aneddoti sulle storie di personaggi molto particolari, come il tatuaggio sul culo o la moglie mai vista di Kelso, il padre alcolizzato di Cox molto probabilmente ucciso da lui stesso, le paure, le curiosità, i sogni, le emozioni inconsce di alcuni personaggi apparentemente rudi e impenetrabili ma che in realtà nascondono tutt'altro. Lasciando perdere questi episodi speciali e ritornando sull'inserviente, possiamo dire che questo personaggio è stato creato e sviluppato apposta per farci ridere, ma ci sono anche altri personaggi che hanno la stessa identica funzione ma che in realtà non sono stati esplorati per niente, e sinceramente meglio così. Uno fra tutti, Todd, collega chirurgo di Turk, assente cerebralmente e maniaco a livelli allucinanti, tanto da tenere in casa foto di squadre di nuoto, andare a letto con perizomi, leopardati o tigrati, o preparare trappole con oggetti piazzati in terra così da far calare le infermiere e vederli il tanga. In più è fissato con il 5, la sua caratteristica più famosa, lo dà a tutti e per tutto, e se nessuno lo casa lo dà da solo mentalmente, addirittura una volta con un 5 è riuscito a far resuscitare una persona. Molti credono che sia gay, è completamente idiota, anche perché sa solo parlare di sesso e trova doppi sensi in tutto. In più, come il T-Rex di Jurassic Park, che se tutti si zittiscono e stanno fermi in sua presenza si disorienta e se ne va. Un altro di questi casi umani è Ted, l'avvocato di Kelso, di cui abbiamo già parlato. Insicuro, senza spina dorsale, sudato a livelli estremi, vita natural durante, pelato, servile, vive ancora con la mamma e senza conoscenze in ambito legale. Talmente assente e inutile che nella maggior parte dei casi nessuno si accorge mai della sua presenza. Una meba praticamente. Questo suo carattere lo porterà ad essere un continuo bersaglio per tutti, specialmente per Kelso, che lo tratterà malissimo e che gli farà fare tutti i lavori più umili fuorché l'avvocato. Tutto questo ovviamente creerà gag e situazioni divertenti, come la sfida fra lui e il leggendario cane di Kelso, ovvero Baxter. Ovviamente vincerà Baxter. Anche se per me la scena più divertente e inquietante allo stesso tempo è stata quella dove Ted si vuole suicidare buttandosi dal tetto dell'ospedale per colpa delle ingiustizie di Kelso. Poi vabbè, ci ripensa e se ne va. A quel punto, al di sotto del tetto dell'ospedale, ci sarà proprio Kelso che, accendendo la macchina e mettendosi gli occhiali, dirà: coniglio. C'è da dire però che nonostante tutto questo, Ted nasconde una grande potenzialità innata: la voce. È un cantante provetto, anche se nella maggior parte dei casi canterà sigle dei cartoni animati e delle serie TV insieme al suo gruppo a cappella in giro per l'ospedale, e questo creerà ulteriori siparietti comici. What's my destiny, Dragon Ball? Io so che tu lo sai, Dragon Ball. Perché non c'è un drago che Altri personaggi marginali ma fantastici a livello comico sono per esempio Murphy, il patologo, talmente sbadato e idiota che perde i propri cadaveri da classificare dall'obitorio e spesso addirittura li cerca o li porta a mano in giro per l'ospedale. Lloyd, il fattorino, è futuro autista di ambulanze, ex tossicodipendente fissato con lo speed metal che ascolta e suona per finta durante la guida delle sue ambulanze. Questi personaggi fuori di testa mi hanno sempre fatto ridere gli sbotti, ma si ride ancora di più quando tutti questi pazzoidi si riuniscono in un loro personale club per discutere di piani completamente folli, il cosiddetto club dei cervelloni. A volte si discute per creare un giornale pieno di gossip sul Sacro Cuore, a volte si tenta di conquistare una donna rapendogli la famiglia, oppure si discute per la formazione di air band o band a cappella rivali. Molti membri sono stati licenziati e ripresi dal capo del club, ovvero l'inserviente ovviamente, ma è grandioso vedere come i personaggi più cretini dell'ospedale si mettono lì a tavolino proponendo idee inutili, perverse e senza un preciso scopo. Addirittura dietro a tutta questa matassa di personaggi comici troviamo delle piccole comparse in sordina che però sono entrate man mano nel cuore di tutti noi fan sfegatati della serie. Ad esempio Leonard, la guardia giurata con una capigliatura afro gigante e un uncino. Sì,
Esatto, un uncino. Il dottor Colonnello, chiamato così perché assomiglia appunto a un colonnello di un film di guerra. Il dottor Barba Blu, chiamato così per via della sua folta barba. Snoop Dogg l'assistente, Ucci il pazzo, Jimmy lo smanaccione e molti molti altri ancora. Quasi tutti questi personaggi non fanno fondamentalmente un cazzo, ma si è creato talmente tanto un mito intorno a loro durante le vicende, le battute nel corso delle puntate, che addirittura il solo sentirli nominare o vedere ci farà sorridere all'istante. Un po' come il dottor Mickhead, una sorta di aura comica che i creatori sono riusciti a confezionare per benino. Sono come Mangoni o il Lenzi, cioè non sono i personaggi a far ridere, ma è tutto quello che ruota intorno a loro, è la loro mistificazione a farlo. È questa la vera genialità comica, far ridere anche per vie traverse. Bill Lawrence è riuscito a rendere divertenti anche delle semplici comparsate di VIP americani, come per esempio David Copperfield che si auto prende per il culo al pub con JD, Carlo Top sotto le spoglie di Kelso, buona parte del cast di Friends, il sergente maggiore Hartman come padre dell'inserviente, Dick Van Dyke come medico obsoleto, Colin Hay che suona la chitarra per tutto l'ospedale, non prende coglioni a tutti, finché Cox ovviamente con la sua delicatezza non gliela prende e gliela spriciola nel muro. E a proposito di quest'ultimo, come non parlare di un'altra caratteristica fondamentale della comicità di Scraps, ovvero i monologhi del dottor Cox. Ogni tanto durante le puntate il super dottore raccoglie tutto il suo sarcasmo, cinismo e cattiveria per sputarle fuori in lunghi soliloqui, che usa per spronare allievi, distruggere autostime, spatacchiare un po' il suo nemico Kelso, oppure semplicemente per accrescere il suo ego quando fa un buon lavoro con i propri pazienti. I più quotati sono quelli dove distrugge JD, paragonandolo il 100% delle volte a una donnicciola senza spina dorsale e senza testicoli. Ma non mancano anche le invettive sulla sua ex moglie Jordan, su tutto quello che odia, su tutto quello che lui ritiene inutile, uno su tutti Hugh Jackman, sui pazienti, sui dottori, sugli psicologi, sulla religione, sugli specializzanti, su tutto. Ogni occasione è buona per partire e spregiare, ed ogni occasione è buona per annotare tutti i suoi monologhi sul libro. Secondi, minuti, non importa, staresti lì ad ore mentre spregia qualcosa, che addirittura a volte sono arrivata ad invidiare a provare da solo a casa dei monologhi simili a quelli scritti per il personaggio di Cox. Ma niente, solo la dote attoriale di John McGinley può reggere un personaggio così. Solo lui poteva reggere la continua guerra fra il suo personaggio ed un primario odiato da tutti come Kelso, un rapporto burrascoso e addirittura violento nelle prime stagioni, ma che a poco si evolverà e cambierà totalmente nelle ultime. A volte i litigi, le sospensioni e le minacce di licenziamento possono nascondere un'intesa dove l'uno non può fare a meno dell'altro. Lo stesso Kelso, da essere demoniaco delle prime stagioni, diventerà nelle ultime una sorta di macchietta che spara freddure e stronzate ad ogni suo arrivo. Pensate solo alle scarpe a rotella, alle treccine fatte dagli amici trans del suo figliolo gay, alla fornitura di muffin a vita, ai polpacci scolpiti, eccetera eccetera eccetera. Anche il rapporto fra Cox e JD diventa morboso per quest'ultimo a livelli allucinanti, specialmente nelle ultime stagioni. Stagioni dove ucciderebbe per un abbraccio o impazzirebbe di gelosia a vedere Cox e Kelso che fanno amicizia. Tutto è studiato nei minimi particolari, gli effetti sonori, le musiche, tutto deve far ridere. Come ad esempio il Seth Vem, che all'inizio veniva usato per le cose serie e che poi è diventato una cazzata per tutto. Deve far ridere, i cocktail dei nostri protagonisti come il Melatini o il Bahama Mama, le spillaccherate di Laverne, il coltello chiave, lo smocaccino, i soprannomi femminili di Cox, lo scooter Sasha, la notte bistecca, il sito del Todd, tutto è una leggenda. Addirittura in certe puntate si è sperimentato il musical, la sitcom stile classico, le puntate Interz per il web e addirittura una sorta di spin-off stile fantasy. Intorno a Scraps c'è un amore viscerale per la comicità intelligente. Niente è lasciato al caso e tutto cambia e si adatta alle situazioni, ma niente ti impedisce di ridere per gag sempre nuovi e brillanti. Azzarderei nel dire che tutti i punti che sorreggono Scraps si possono collegare tranquillamente alla nostra vita di tutti i giorni. È comunque sia uno specchio alternativo dei rapporti amorosi, consolidati o travagliati che siano. Turk e Carla, per esempio, si amano alla follia, ma non mancano i soliti problemi di coppia, come il sesso, la famiglia, i figli, il lavoro. La vita matrimoniale non è una passeggiata, infatti tocchiamosi anche di mortoglioni. Con GD invece vediamo come comica e disastrosa la vita adulta di un eterno bambino, piena di problemi, terreni adibiti a party gay, cani lupi nelle tende, svenimenti mentre si cala, insomma la vita è dura. Solo un figlio, un grosso shock possono tirare fuori la maturità vera e tangibile dal nostro protagonista, plasmandoli di conseguenza la mentalità. L'immaturità di JD la possiamo vedere anche nel rapporto con la donna della sua vita, Elliot, travagliato e finito mille volte per egoismo o per minchiate, fatto sì di complicità ma anche da paranoia e mancanza di coraggio nel prendersi un impegno.
impegno. Due cuori che non riescono mai ad incontrarsi definitivamente, che sperimentano mille altre strade pur di non guardare in faccia la realtà. È la paura che fa da padrona al loro sentimento. Anche il suo rapporto con la famiglia non è dei migliori, un fratello e un padre falliti, una madre che si divorzia e si risposa in continuazione, insomma anche lì difficoltà in più. Scraps ci racconta anche in maniera approfondita il rapporto fra medico e paziente. Un rapporto veritiero, perché questa serie è stata considerata da molti esperti un vero e crudo spaccato della situazione ospedaliera americana, fatta dalla burocrazia, da dottori che considerano i pazienti pezzi di carne da curare o da cucire. Zero dialogo e velocità di esecuzione. In tutto questo Scraps ci mostra che sì, in ospedale c'è un eterno riciclo di persone da curare, ma allo stesso tempo affezionarsi a un paziente può essere doloroso. Pensate solamente alla puntata dei trapianti di Cox o a quella della notte bistecca. Il miglio in più, come lo chiama JD, può far sentire i dottori più a posto con la coscienza, ma crea un legame che quando si spezza a causa della morte può portare dolore e confusione, specialmente sul lavoro. E di morte in una sezione di terapia intensiva ce n'è molta. Non voglio anticiparvi troppo, ma anche dottori forti e inossidabili possono buttarsi giù di fronte alla morte di amici, colleghi, parenti, malati affezionati, arrivando a cambiare completamente. Quindi sì, a mio parere si può dire che Scraps tracci un cerchio completo: nascita, crescita, amore, amici, dogmi sociali, evoluzioni in ambito lavorativo e affettivo, malattia e morte. Ma per me la cosa che questa serie ci insegna di più è il non prendersi mai troppo sul serio. In questi ultimi tempi siamo abituati subito ad essere scontenti, aggressivi, insomma ci girano le palle. Sarà colpa del periodo, sarà colpa della società, boh, non sarò io a dirvelo. Fatto sta che secondo me bisogna sì inseguire i nostri sogni e lavorare sodo per raggiungerli. Bisogna sì cercare l'amore, rigare dritti ed essere il più felice possibile. Ma non scordiamoci l'importanza del ridere, dello scherzare su noi stessi, di prendere ogni tanto la vita alla leggera. Perché è vero, i problemi sono tanti, il cammino è pieno di ostacoli e la morte è una porta che prima o poi tutti dovremmo aprire. Ma se sappiamo sorridere, allora sapremo anche goderci di più la vita. Potremo coglierne l'essenza e vederla sotto le sue mille sfaccettature, proprio come Scraps ci insegna in ogni puntata. Un bacione dal vostro amico Dario Moccia. Ah già, la nona stagione fa cala la merda.